Buongiorno a tutti ragazzi e dopo ben 2 mesi e mezzo, 3 che ritorno in sella a Iris. Mi fa parecchio strano perché è quasi a volte come se fosse, non so, come se non mi ricordassi come si va in moto. È una sensazione meravigliosa perché è quello che insomma speravo da quando mi sono operato. Oggi andremo, insomma, vado a raccontarvi quella che è attualmente la mia storia, anche perché spero possa far appassionare qualcun altro alla moto e soprattutto al non aver paura di essere noi stessi. Godetevi il video e noi ci rivediamo alla fine per i saluti. Ma partiamo dall'inizio. Perché 3 mesi di inattività? Come vi avevo già accennato, questo video è dedicato a me, alla mia storia e a come la moto mi ha salvato la vita. La moto, noi motociclisti lo sappiamo bene, è un mezzo con cui esprimiamo la nostra libertà. Il vento sul viso, l'avventura, le storie. Per me è stata la mia ancora di salvezza. È un mezzo di espressione per trovare finalmente il mio posto nel mondo. Quel mondo in cui fino a una manciata di anni fa mi faceva sopravvivere nell'oscurità. Era da un po' che volevo realizzare questo video, forse un po' per me stesso, per farmi vedere fin dove sono arrivato, ma anche per tutte le persone come me che hanno affrontato, stanno affrontando e affronteranno i propri demoni. E sì, perché il timore di essere costantemente giudicato, osservato, guardarsi allo specchio e non accettarsi, mai, siamo noi contro noi stessi, e rendersi conto che questo dolore può essere alleviato o distrutto è già un passo enorme. La disforia di genere descrive questo, una discrepanza tra il genere assegnato alla nascita e quello che si sente realmente di essere. In termini più semplici veniamo chiamati, purtroppo in maniera talvolta dispregiativa da una fetta ancora troppo ampia di persone ignoranti, transgender, transessuali o semplicemente trans. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, anche perché è pur sempre un canale incentrato sui viaggi in moto. E cosa ha a che fare la moto in tutto questo? Beh, è stata il fulcro della mia crescita personale. Quando sono entrato in concessionario per la mia prima moto, avevo bisogno solamente di un mezzo per motivi di lavoro. Ma la prima volta che ci sono salito in sella, ho capito che quello sarebbe diventato amore e un mezzo per la mia libertà. Casco, giacca e via. Insomma, sembravo un vero cavaliere. E quando ci si incrocia con un altro motociclista, lo sapete meglio di me, scatta il saluto. Facevo parte di un meraviglioso gruppo. Ho incontrato persone splendide che non vedevano quegli aspetti che per me erano insormontabili difetti. Semplicemente si parla della moto, delle gomme, del viaggio, delle tappe fatte e di quelle ancora da fare. Le 2 ruote, con tutti i viaggi che ne sono seguiti, mi hanno portato a scoprire un lato di me che tenevo chiuso in gabbia. La forza di poter fare tutto, incontrare persone, mettermi in gioco, raggiungere mete e soprattutto vedermi con occhi diversi. Il resto, basta guardare il mio canale per cogliere il messaggio che voglio trasmettere. Insomma, sono un ragazzo F2M che viaggia sulle 2 ruote in giro qua e là con 2 cani. Spero che questo video possa trasmettere a tutti coloro che si ritrovano nella mia situazione o che si sottopongono al proprio giudizio a non smettere mai di cercare un modo per essere liberi. La moto può essere una valida compagna, non sapete quante conversazioni interiori ho avuto con lei, e chi dice che parlare da soli sia stupido o non l'ha mai fatto, mente. Osate, mettetevi in gioco e cercate di migliorare ogni giorno. Non abbiate paura del mondo, spogliarsi delle paure non è semplice, mettetevi un casco in testa e vedrete come cambierà. La moto è speranza, non pericolo, è un modo per dimostrare agli altri che è possibile essere se stessi, anche se non si è conformi agli stereotipi di genere. Vi incoraggio a provare a guidare una moto. Potrebbe essere la cosa migliore che abbiate mai fatto.
Bene ragazzi, questo video spero possa avervi fatto riflettere, imparare qualcosa. Insomma, non arrendetevi mai davanti a tutto quello che la vita vi mette, insomma, di fronte. Affrontatelo con un sorriso e con determinazione. Noi ci vediamo tra 2 settimane con un altro video. Mi raccomando, campanellina, mi piace, iscrizione, e alla prossima ragazzi.